Accogliamolo con un applauso. Amici di Lauropoli, grazie per essere intervenuti a questa manifestazione. Vi ringrazio per essere qui e ringrazio innanzitutto la mia coalizione che ha creduto in me per aver scelto come candidato alla carica di sindaco e per aver innanzitutto creduto in questo progetto politico che nasce da lontano e che in questi anni abbiamo cercato di portare avanti. Grazie a tutti voi e grazie per questo enorme contributo che in questi giorni, all'inizio di questa campagna elettorale, nel cercare di incontrare più gente possibile, ci siamo resi conto ancora una volta che c'è grande disponibilità nei nostri confronti, perché noi in questi anni è testimonianza che abbiamo lavorato tanto e abbiamo lavorato per la nostra città e per la nostra comunità. Sono queste le motivazioni che mi hanno spinto a candidarmi a sindaco per portare avanti il progetto politico iniziato nel 2004. Chi mi ha preceduto ha illustrato ottimamente il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Nelle prime consiliature nel 2004 e nel 2009 noi abbiamo lavorato ereditando un comune con enormi difficoltà, raggiungendo un obiettivo straordinario, il miracolo economico che in queste città abbiamo raggiunto, che è quello della chiusura del dissesto economico e finanziario. E abbiamo avuto, dopo questo grandissimo obiettivo, quello di centrare nella riattivazione di opere pubbliche senza gravare sul bilancio comunale. Ed ora, cari amici di Lauropoli, dobbiamo passare assolutamente a quella che è la seconda fase, che è la fase dello sviluppo. Ebbene, le condizioni ci sono. In questi giorni, nell'apertura della campagna elettorale, abbiamo avuto la presenza nella nostra città dell'intera giunta regionale, il presidente Scopelliti, che ha testimoniato con la sua presenza che la regione guarda con grandissima attenzione alla nostra città, e noi siamo in grado, avendo la regione dalla nostra parte, avendo l'onorevole Gianluca Gallo dalla nostra parte, di raggiungere straordinari obiettivi che permetteranno alla nostra comunità di continuare a raggiungere questi percorsi. Ebbene, cari amici, voglio ringraziare le altre forze politiche che hanno creduto nel nostro progetto politico, l'UDC, le sue liste civiche, Buon Governo e Stabilità, ma voglio ringraziare anche alle altre liste, Liberamente, La Bussola, Alicorno, e tutti quanti hanno deciso di creare questa grande coalizione per dare stabilità alla nostra amministrazione. In questi giorni, cari amici, all'apertura della campagna elettorale, ci stanno cercando di coinvolgerci in polemiche, ma noi, io devo dire liberamente che noi apparteniamo sicuramente a due mondi diversi. Ci stanno cercando di tirare nella polemica, cercando di dire qualsiasi cosa, ma noi, cari amici, andremo avanti per cercare di raggiungere questo obiettivo che ci verrà sicuramente alla guida della nostra città. Ebbene, cari amici, noi siamo uniti in questo percorso amministrativo. Qui a Lauropoli abbiamo operato per potenziare i collegamenti tra Lauropoli e Cassano, creando quelli che sono una serie di avvicinamento tra i due centri urbani. Abbiamo effettuato opere importanti che sono stati enunciati, ma sicuramente il nostro progetto sarà un progetto importante. Ebbene, cari amici, dopo
le priorità da affrontare non appena potremo tornare ad amministrare completamente la nostra città sono essenzialmente tre, che poi riuniscono un po' i tre punti cardine del nostro programma. Sono quelli di mettere in rete i servizi turistici e i beni culturali, creando una filiera precisa e di alto livello per i turisti. Solo così si potrà creare un sistema in cui, arrivando molte richieste in area turismo e beni culturali, sarà necessario rispondere formando le persone per poter svolgere questo tipo di attività e impiegarle, farle lavorare e quindi permettere loro di vivere bene. Secondo punto, cari amici, politiche sociali, giovani, disabili e famiglie disagiate. La crisi che ha colpito soprattutto queste categorie, e noi ci stiamo attivando per mettere in rete anche le associazioni che già operano sul territorio e che hanno il controllo insieme a noi dello stesso, sono persone che conoscono meglio di chiunque altro i problemi delle persone, perché li vivono quotidianamente e nessuno meglio di loro sa cosa bisogna fare e cosa noi possiamo fare per loro. Terzo punto, cari amici, è la formazione a 360 gradi, formazione di nuove professionalità, riqualificazione e valorizzazione di quelle presenti, formazione di una nuova mentalità imprenditoriale da parte dei soggetti privati che verranno coinvolti per affiancare la parte pubblica e per sfruttare al massimo risorse e finanziamenti locali, regionali ed europei, migliorare la formazione dei giovani attraverso la messa in rete delle scuole, in connubio con un forte quotidiano che vede impegnati dirigenti, amministratori e studenti, la cultura della legalità, perché la legalità esiste a diversi livelli e passa essenzialmente per questo, perché Cassano, cari amici, non vuole tornare in quel medioevo in cui era stata ricacciata, che è ormai alle spalle, come del resto plebiscitariamente hanno attestato gli elettori nel 2009. Ma guardando a quel che ci attende e al nostro avvenire, cari amici, non possiamo che dare una risposta, quella risposta che insieme, ed è questo che io chiedo i consensi per la nostra coalizione, che il 6 e il 7 maggio vi chiedo i consensi per questa parte che vuole continuare ad operare in questo percorso iniziato, e per non votare dall'altra parte, che continuano a fare delle promesse che sono delle promesse che non potranno sicuramente poi mantenere. Ed è per questo motivo che il 6 e 7 maggio vi chiedo i consensi per continuare a lavorare e continuare a progettare il nostro futuro. Grazie. Bravo.